Amici di motorsport.com, siamo a una bellissima chiacchierata con un tecnico importante che ha vinto tantissimo, è fra quelli che più ha collezionato titoli mondiali. Sta sorridendo perché inizieremo così un racconto sulla sua avventura nel mondo del motorsport. È una persona stimata da tutti che di solito riserva poche parole, quindi probabilmente ci sarà da estirpargli qualche racconto interessante. Mi riferisco ad Aldo Costa. Ciao Aldo. Ciao, oggi buonasera responsabile a tutti. Tecnico della Dallara, ma in precedenza colui che ha dato il via alla sequenza clamorosa di vittoria di Mercedes nel mondiale di Formula 1. In precedenza ha vissuto tutto quello che è stato il periodo di Michael Schumacher, quindi l'epopea ferrarista migliore, e all'inizio si è formato in quella che è stata la squadra prototipo che lancia tecnici e piloti, vale a dire la Minardi. Ma la passione di Aldo Costa, come è nata? Come si è legato al mondo delle corse? La passione è nata, credo, quando avevo 14-15 anni. Nata casualmente, uno zio che aveva nella sua camera tanti autosprint, tanti poster di vetture di Formula 1, un altro zio che con mio padre nell'officina meccanica di famiglia amava anche lui corse, auto, moto, per cui seguivo un po' così d'estate anche un po' di lavori in officina. È nata così, casualmente, mettendo insieme un po' queste cose, è diventata poi una folgorazione quando ho cominciato a seguire i Gran Premi, quando vedevo le lotte Lauda, Hunt. Ecco, quello per me è stato proprio il periodo di esplosione totale della mia passione. E da lì non mi sono mai più perso niente, non mi sono mai più perso una gara, non mi sono mai più perso un settimanale o ogni trasmissione che veniva fatta sull'automobilismo me la guardavo e da lì ho incominciato ad essere veramente molto appassionato, però sempre appassionato di tecnica. Ho pensato un attimo di voler fare il pilota, poi non... mi sono accorto sin da giovane che non era la mia direzione, anche se mi piaceva guidare, così l'ebbrezza della velocità e della pista, ma non, e poi in realtà tutti ho mi sempre dicono, pensato di fare l'ingegno. Tutti mi dicono, Aldo, che sei molto veloce in macchina, lo hai dimostrato alla Mille Miglia, poi ne parliamo, ma soprattutto nel Minardi Day del 2018, che hai avuto anche l'occasione di guidare una delle tue creature. Quindi, insomma, se uno arriva a guidarla una Formula 1, probabilmente la scelta iniziale era condizionata. Ma la squadra, il suo inserimento, oltre che ad essere appunto l'incredibile campione che tutti conosciamo, il suo inserimento è stato molto positivo anche dal punto di vista della spinta e della mentalità che Michael, assieme a tutti noi, ha portato. Quindi c'era fiducia, c'era voglia, tanta voglia di fare, c'era uno spirito da team unito. Quindi non c'erano correnti politiche, non c'erano grosse discussioni. E questo era valido per la progettazione, ma era valido anche per l'aerodinamica, era valido anche per la pista. Si lavorava tutti quanti bene insieme, però chiaramente questo modo di lavorare era possibile solamente perché partiva dalla leadership e scendeva nel gruppo attraverso tutti noi. In quel periodo, qual è la macchina che ricordi? Perché 1996 la F310, 3 vittorie. Nel 1997 la 310B, 5 vittorie. Nel 98
c'era la F300, 6 vittorie, quindi una cosa che andava a crescere. Nel 1999 la F399, di nuovo 6 vittorie, poteva essere un titolo mondiale senza l'incidente di Michael a Silverstone, e comunque è stato in lotta anche Eddie Irvine per quello che è stato il titolo. Però si è dovuto aspettare il 2000. Come mai? Si partiva da molto lontano, come spiegavo prima. Cioè, chiudendo l'antenna tecnologica in Inghilterra, si doveva ricostruire tutto a Maranello. Non solo la progettazione, ma anche buona parte della produzione, che è cresciuta di pari passo con l'attività della progettazione. Quindi tutti i meccanismi per progettare, costruire, portare in pista, rendere affidabile, rendere competitiva la macchina, si dovevano creare. Si doveva anche cambiare, avere una galleria del vento più moderna, per cui arrivò anche la nuova galleria del vento. Quindi la Ferrari si doveva anche dotare di strumenti, non solo di persone, di metodi, ma anche di strumenti importanti. Quindi per raggiungere questo la Ferrari impiegò tutti questi anni. Quindi è stato sbagliato da parte di noi giornalisti dire che ci sono stati dei mondiali persi. Semplicemente la squadra non era ancora matura per poter vincere. Non sarebbe stato possibile vincere prima. Poi, come dicevi, il 99 magari sarebbe stato l'anno della prima vittoria, ma prima di allora non sarebbe stato possibile. Io ricordo l'ultima macchina di Barnard e la prima macchina di Maranello. La seconda macchina di Maranello fu una sintesi molto migliore della prima macchina di Maranello, perché univa il buono della macchina di Barnard con il buono della prima macchina di Maranello. Sulla prima macchina di Maranello si partì un po' a foglio bianco, dicendo ok, partiamo a fare una macchina completamente diversa, ma quando fai così, un po' per inesperienza, un po' per mancanza di competenze, non fai una macchina migliore in tutto e per tutto rispetto alla macchina precedente. Quindi la sintesi delle ultime due macchine generò la terza, che fu decisamente migliore delle altre due, poi la quarta ulteriormente. Beh, poi ci fu una sequenza di macchine mondiali, una più vincente di quell'altra, che ha portato a questa definizione di era Schumacher, di questo periodo ferrarista, sì, forse irrepetibile per Maranello. Sì, esatto. E in quel momento si era creato tutto, cioè tutte le cose al proprio posto, e tutte le cose portate a livelli di eccellenza notevole. E quando ti trovi in quella situazione, che hai la cultura, hai il metodo, hai la mentalità giusta, hai tutte le tecniche, hai tutte le persone, il successo continua negli anni, non è frutto solamente di una stagione particolarmente fortunata o un pilota particolarmente in forma, ma hai tutto al posto giusto, e questo è una prerogativa per un successo continuato. Tu hai vissuto Michael, sì, hai vissuto Lewis. Che analogie e che grandi differenze hai trovato fra questi due grandissimi campioni? Ma sono due uomini squadra. Sì, come ho detto più volte, ad un giudizio molto così lontano, sembrano molto diversi. Approccio verso la vita, vita familiare, hobby, interessi molto molto diversi, però sul lavoro, sulla macchina, alla fine convergevano incredibilmente. Tutti e due uomini in squadra, tutti e due estremamente positivi, estremamente calmi, disponibili, e estremamente appassionati proprio di guidare le vetture, estremamente
desiderosi proprio di competere, focalizzati alla vittoria del weekend, non tanto la vittoria del campionato. E, estremamente poi dal punto di vista prestazione eccezionali, entrambi a livelli incredibili e veramente consistenti negli anni. Ecco, ma chi va dicendo che Lewis non si merita questo ruolo di fuoriclasse dopo 7 titoli mondiali, e soprattutto i ferraristi dicono non si possono comparare. Tu hai vissuto da dentro sia la situazione di Michael, ma anche quella di Lewis. Io mi sono fatto la convinzione che Lewis valga Michael, proprio per tutto quello che tu hai detto, cioè di personaggio che poi spinge anche la crescita della squadra, cosa che i compagni di squadra, sia di l'uno che dell'altro, non sono mai riusciti a fare. Sì, sono convinto anch'io che stiamo parlando di due persone, di due piloti incredibili, e per me, che ho lavorato sia l'uno, sia con l'uno che con l'altro, è difficilissimo dire, cioè, quale dei due possa essere più veloce, quale dei due possa essere più vincente, perché parliamo di due mostri sacri, ripeto, alla fine molto molto simili fra di loro in vettura e nelle prestazioni e nell'atteggiamento verso qualifiche e gara. Che Lewis non valga Michael è una, cioè, una di quelle cose che non voglio nemmeno sentire, non esiste un'affermazione del genere. Come purtroppo invece esiste l'affermazione che stiamo parlando di due piloti di periodi diversi, quindi molto difficili da confrontare. Lo sviluppo anche delle macchine, lo sviluppo di tutte le attività attorno alla macchina sono completamente diverse. Immaginatevi che Michael faceva in un anno non so quante migliaia di chilometri, la Ferrari arrivò a fare 90.000 chilometri di test in un anno, e Michael assieme a Luca Badoer ne fece tantissimi. Adesso Lewis va al simulatore e durante l'anno non fa mai prove, quindi in gara che magari è così, 2 settimane, 1 settimana, 3 settimane che non tocca una macchina. Magari invece Michael era stato in vettura 3 giorni prima per fare 1.000 chilometri a Fiorano. Quindi parliamo di due cose completamente diverse. Macchine con, nell'epoca di Michael, con le gomme sviluppate ad hoc per quella vettura, quindi richiedevano una sensibilità del pilota e una capacità di indirizzare i tecnici per sviluppare le gomme, comparate a macchine con gomme uguali per tutti, dove il pilota deve capire quella gomma e deve entrare quasi in simbiosi con quella gomma e portare avanti questa simbiosi per un campionato intero. Di nuovo una sensibilità completamente diversa. Per cui compararli è difficile. Da quello che ho potuto appurare sono due grandissimi dello stesso livello, e rifiuto qualsiasi, diciamo, tentativo di dire che era più facile prima o che è più facile adesso. No, parliamo di livelli incredibili raggiunti da due campionissimi. Aldo, qual è la macchina di questo ciclo a cui sei più legato? In questa situazione, un pilota come Fernando Alonso, dal quale ci si aspettava tantissimo, e poi alla fine il risultato ferrarista non è arrivato, come lo dobbiamo inserire? Schiacciato fra due grandi come Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Ma con Fernando io ho collaborato per un anno e pochi mesi, e devo dire, mentre mi è stato chiaro la sua prestazione in vettura, durante la gara, specialmente pilota estremamente talentuoso e di altissimo livello,
come a volte succede nella vita, fuori dalla vettura non siamo riusciti a creare quel rapporto di stima e di fiducia che invece con altri piloti io sono riuscito a creare, per cui non si è sviluppato questo rapporto, per cui per me rimane un po' un punto interrogativo da quel punto di vista. Ecco, per chiudere questa prima puntata, perché ti devo prendere inevitabilmente per una seconda puntata di racconto, perché sennò il mondo Mercedes, che è quello dove hai ottenuto maggiori risultati, non c'è e non sarebbe giusto, ti volevo chiedere come si è spenta la candelina della storia Ferrari. Che cosa è successo? Ma che cosa è successo esattamente lo devo ancora capire, perché francamente non lo so. Cioè fino alla fine del 2010 tutto è andato bene, anche perché siamo arrivati proprio a un passo dal Mondiale Piloti, e nel 2011 effettivamente la macchina ha iniziato con qualche difficoltà, quindi non era nelle prime tre vetture, era probabilmente la quarta vettura del paddock, e questo alla fine, per chi doveva decidere, è stato ritenuto inaccettabile, per cui è stato il classico esonero dalla panchina, per cui mi sono ritrovato da un giorno all'altro rimosso dalla posizione di direttore tecnico, con l'aspettativa di fare altri lavori nell'ambito della Ferrari o del gruppo. Ma quel giorno di ritorno dal Gran Premio di Spagna, che cosa hai provato? Perché avevi praticamente la gestione tecnica in mano, no? Eri il gestore del sistema. Sì, ho provato chiaramente fortissima delusione, però chiaramente ognuno di noi può prendere le scelte che vuole per cercare di apportare quei cambiamenti che ritiene necessari per fare evolvere il team nella direzione positiva, per cui fu appunto deciso di non usarmi più come direttore tecnico, ma utilizzarmi per altri scopi. La cosa chiaramente non mi andò giù, e io il giorno stesso lasciai la Ferrari di spontanea volontà e non tornai.